Un vasto incendio ha devastato completamente il tetto dell'albergo Camussot di Balme. L'allarme è scattato nella serata di martedì 4 giugno, intorno alle 23:45. Pare che le fiamme si siano sviluppate nel sottotetto, avvolgendo poi la copertura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino, Lanzo, San Maurizio Canavese, Mati e Volpiano. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti diverse ore. Nessuno è rimasto ferito. Pare infatti che l'albergo non fosse ancora stato riaperto per la stagione estiva. Rilievo in corso da parte dei tecnici del Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Ceres per individuare le cause dell'incendio. Una struttura antica, permeata di storia. Diversi sono i personaggi illustri che hanno pernottato all'albergo Camussot, dall'Eleonora Duse a Gabriele D'Annunzio, a Giosuè Carducci, la scrittrice Anny Vivanti, il tenore Francesco Tamagno, Vittorio Emanuele III e il cardinale Achille Ratti, diventato poi Papa Pio XI.